e Fiat ha impedito l'arrivo della Ford a Pomigliano, ha impedito l'arrivo dei giapponesi a Termini Imerese, ha impedito l'arrivo di Volkswagen ad Arezzo. E quindi hanno violato i principi fondamentali di un libero mercato, cioè tu non puoi creare in Italia una barriera agli investimenti se crei un rapporto politica e impresa che impedisce la concorrenza, non lo puoi fare. Ecco quindi che quello che noi pensiamo è che da queste due sale, questi due eventi, oggi noi qui e quello che ci sarà oggi pomeriggio, la differenza è una. Noi siamo persone serie, non promettiamo niente che non si possa fare, niente, e quindi non si può più scrivere che noi promettiamo e non faremo. Noi diciamo poco con rigore, ma noi siamo nel cuore dei giorni di dire che invitiamo Boccia, Landini, gli imprenditori che hanno come Francia il gusto di fare impresa e difendere i diritti dei lavoratori, e guardate che è possibile un paese dove il diritto del lavoro è esattamente uguale al diritto alla libera impresa e di fare l'interesse insieme generale del paese. Alla presa del TV, per liberi.tv, siamo con il segretario della FIAM Landini e abbiamo ascoltato un dibattito molto interessante sul lavoro, ci sono stati vari interlocutori e ci sta anche una rappresentanza degli operai dell'Alcoa. Ecco, io volevo chiedere un pochino in modo sintetico al segretario della FIOM come si può uscire, che risposta si può dare a questi operai dell'Alcoa, che non sia, perché penso che non sia una cosa augurabile, la continuità di un lavoro che in qualche modo il cui costo di stipendi eccetera è stato spalmato sulle bollette degli italiani per parecchi anni. Credo che finalmente un problema che da 10 anni poteva essere affrontato si discuta di come si può costruire anche in Sardegna una produzione di energia anche di fonti alternative che permettono di abbassare il sistema dei costi di produzione, che è uno dei temi che sono aperti, e in questo vedendo di fare con chi fosse disponibile a proseguire le attività anche scelte di politica industriale che possono favorire investimenti di questa natura. Questo del resto era uno dei temi che è da 10 anni che si sta discutendo e purtroppo ci si è ritrovati sempre di fronte al fatto che questo tema non è stato affrontato. Un'altra domanda sempre da Sardegna, che è una terra martoriata per il lavoro, la Carbo Sulcis. Ci sono ovviamente anche lì dei problemi all'occupazionale, ma c'è anche il problema non indifferente che il carbone estratto pare che non sia norma europea perché è particolarmente inquinante, non viene utilizzato, non viene commercializzato e continuare lì l'estrazione forse sarebbe un pochino come nell'epoca del ventennio far svuotare le buche e farle riempire per vedere che c'è stata un po' la piena occupazione. Forse non sarebbe necessaria una sorta di cambio di destinazione di questa impresa? Ma io adesso non, quello è un settore chimico, quindi non mi occupo direttamente, nel merito conosco un po' meno i problemi. Devo dire che anche se in senso generale la domanda è come si può riconvertire determinate produzioni, io credo che la riconversione deve innanzitutto vedere di utilizzare le competenze delle persone che vi lavorano e soprattutto sono frutto anche di processi sia di investimento privati che di investimenti pubblici. È indubbio che questo problema delle sostenibilità ambientali, delle produzioni che si fanno, è un tema nuovo, o perlomeno è un tema che oggi assolutamente deve essere affrontato perché si pone con drammaticità come tema e richiederebbe, io credo, un lavoro che metta assieme fin dall'inizio l'università, la ricerca, le imprese, i territori dentro un progetto nazionale. Ecco, quello che vedo è che tante volte c'è il rischio che si fanno discussioni territoriali particolari e non si ha una visione generale nazionale dei problemi che anche agire localmente si deve avere, altrimenti non si riescono ad affrontare i problemi. Ringraziamo il segretario Landini, gli diamo appuntamento su liberi.tv. Grazie ancora.